Allora, tante questo ho fatto queste diapositive perché vedo per arco nudo una cosa stranissima, e cioè dal 2007 praticamente, 2008, hanno cambiato completamente la grip dell'arco olimpico. Non so se ve ne siete accorti, ma le grip per arco olimpico hanno tutta l'inclinazione che va verso il pollice. Prima invece erano neutre, no? Erano tutte fino ancora adesso. Dal 2008 circa hanno proprio tutti i produttori di riser hanno montato grip con uno spigolo vivo da questa parte e verso il pollice l'inclinazione in basso. Probabilmente perché la tecnica moderna prevede una leggera introrotazione, quindi un posizionamento in questo modo per quanto riguarda l'arco olimpico. Scheletricamente forse riesco a regolarmi meglio, e forse anche dal fatto che sia stato mal interpretato, questo a mio parere è stato mal interpretato il messaggio che Kislik lì ha dato di allineare la linea della schiena al bersaglio, il che vuol dire che la linea della schiena dovrebbe essere allineata, secondo questa idea, dovrebbe essere un triangolo, l'ipotenusa di un triangolo. Quindi se freccia e braccio dell'arco sono un cateto, la linea della schiena col bersaglio dovrebbe essere un'ipotenusa, quindi avere un'inclinazione. E questo, secondo me, è abbastanza improponibile e di difficilissima attuazione, se non con troppo spreco di energie. Non sono parole mie queste, ma le ha dette Nespoli 2 settimane fa. Che se ne guardano bene da effettuare questo allineamento. Poi le spalle le hanno esattamente in linea, sono parallele, linea della freccia e linea della schiena parallele. Chiudo questo capitolo, parliamo di impugnatura. Io mi sono chiesto perché, e oltretutto, ma guarda un po', anche sugli archi nudi hanno cominciato a montare grip con questa inclinazione. Com'è possibile? Per quale motivo? Perché avete fatto questo? Ho chiesto ai produttori. No, questa è la moderna tecnica di tiro, ci siamo informati e le grip vanno così. Ma che cazzo stai dicendo? Allora tutti a limare, no? Tutti a limare, Bellotti a utilizzare il calco dei dentisti per farsi le impugnature. Ci siamo poi fatti tutte le impugnature, buttando direttamente quella che montavano, e tanti altri si sono messi lì a intrarotare leggermente anche archi nudi, no? Pure qualcuno della tua società. Dai, il nostro sport è bellissimo. Sì, ma però quando si fa a pugni con il proprio corpo non è che sia una grande idea. Per quali dice la differenza tra gli adulti piccolini sono il costo di giocare. No, ma se ha un senso per l'arco olimpico, cioè sarebbe improponibile anche per il compound. Cioè, il compound ha un sistema di grip che non si può distogliere. L'arco nudo è uguale, tant'è che gli archi tradizionali hanno continuato a farli, non si sono neanche sognati, ma neanche minimamente, di variare l'impugnatura all'arco tradizionale. E l'utilizzo di grip mancina sul destro? Alla fine ho dovuto utilizzare la grip mancina sul destro. Aspetta che voglio succedere. Se l'ho portata, eh? Se l'ho portata. Grazie.
alla fine cosa ho fatto? Mi sono fatto mandare una grimpancina e ho montato la grimpancina. Perfetta. La creazione era la parte giusta. Adesso vediamo. Questo tiro, eh? Ma chi è? Ma chi è bravo così? Poi parliamo di dragona sì, dragona no, eh? Lì c'è la dragona però, eh? Vedete la dragona? Qua. La mano dell'arco può influenzare il volo della freccia fino all'ultimo istante. Se la mano stringe l'impugnatura, oppure la spinge, ruota, sbanda, cambia posizione, torce, scivola, rovinare, sicuramente un tiro anche se ben eseguito. Logico, logicissimo. La mano dell'arco deve essere sempre ben rilassata, il rilascio. Al rilascio il polso dell'arco si deve rilassare all'istante. Le dita della mano devono essere avvolte all'impugnatura, a contatto, ma completamente rilassate. Come se si dovesse stringere un grappolo duro. L'azione della mano dovrà essere eseguita sempre uguale a chi lo può dire. Oh. Oppure Migno del Tedo. Devo chiedere di chi sono gli istruttori questi qua, perché poi se uno di voi. Corretta posizione della mano arcana, dita rilassate a volte intorno all'impugnatura. Idem con l'omo. Il lombò un pochettino più dentro perché è molto più sottile. Si impugna come si impugna un compound di lombò. Invece nell'arco nudo possiamo stare veramente con le nocche a 45 gradi, come dice la grande Bibbia del tiro con l'arco. Affinché la mano dell'arco sia correttamente posizionata, è imperativo avere una perfetta costanza del proprio lungo e soprattutto che lo lungo sia corretto. Andiamo anche frontale, vedete l'impugnatura, guardate l'impugnatura, andiamo di nuovo, le dita rilassate, vedete come si rilassano le dita, guardiamo le dita al rilascio, e l'allungo esatto che permette di posizionare esattamente la mano all'arco rilassata con la pressione dell'arco esercitata alla base del pollice direttamente di fronte alle ossa del pollice, eliminando il coinvolgimento del muscolo del coccio e il movimento involontario. Si mettono a 45 gradi perché la contrapposizione del punto di spinta deve essere con l'osso omero, con l'osso radio, con l'osso omero il più possibile, ok? Di nuovo, qua se tiriamo senza dragona, cosa succede? L'impugnatura deve restare rispetto alla mano sul lato verso il pollice, la linea V dove il palmo della mano si piega senza attraversare. Da questo lato del palmo un solo gruppo di muscoli interessato alla zona, mentre dal lato opposto vi sono diversi muscoli e deve bene evitare che lavorino. Questi muscoli qua è bene evitare che lavorino, perché mi vanno a interferire fino al capolungo del bicipite, che è bene che sia rilassato. Inoltre le due ossa dell'avambraccio finiscono al polso dietro la zona del pollice ed è bene che le ossa agiscano direttamente contro l'arco, come abbiamo visto prima, in modo da usare il meno possibile i muscoli per tenere l'arco in equilibrio. Alla completa apertura in ancoraggio, la linea della vita della mano dell'arco deve essere verticale. Stendere il braccio e sollevare la mano col pollice e indicare la forma di V. Lasciare che le dita siano ben rilassate e a volte intorno all'impugnatura. Questa frase l'ho copiata dal libretto degli istruttori. Copiata e incollata.
Valizia. Ogni torsione partita all'arco prima del tiro causa un gran numero di errori destra a sinistra. Ecco quello lì, il mignolo. E quindi è necessario trovare una posizione normale che non impartisca ovviamente alcune torsioni. Chi è questo qua che tira? Mariscaldi. Ma bravo, guarda. Bravo. È stato anche nazionale. Sì. Sì, però. Di provenienza FIAR, che è poco curata la forma di tiro, è più curato diciamo il momento, no? È solito dire in questi ambienti che comunque abbiamo frequentato per tanto tempo con grande soddisfazione, no? Gente simpaticissima, in posti veramente mangiare, però diciamo normalmente si sente dire e oggi non entrano perché un po' tipo orologio rotto, no? Faccio l'organizzata due volte al giorno, non è due giorni, invece niente, continua ricerca di mantenere la mia forma di tiro. Spesso l'arciere riesce ad adattarsi senza problemi all'impugnatura fornita dal costruttore, ma quando necessario si deve anche d'obbligo modificare l'impugnatura in modo che soddisfi le proprie esigenze. Il polso dell'arco si rilassa in stanza grazie alle dita precedentemente rilassate. Questo è un tiro effettuato senza bremone. Se è necessario modificare l'impugnatura, occorre farlo prendendo in considerazione alcuni parametri specifici. Caratteristiche fisiche, tecniche, forma di tiro di ogni arciere. Quindi ogni arciere deve avere, ovviamente, la sua impugnatura. Non può esserci, non può esistere che un'impugnatura. Io mi adatto all'impugnatura. Il punto di, specialmente nell'arco nudo, il punto di pressione è importante che sia ben preciso e non mi crei nessuna torsione al rilascio. Ecco, questa è una grip progettata, si fa per dire progettata da KZB, però è venduta da Hoyt a 100 euro, perché c'è scritto KSL. C'è scritto KZB. Sì, 100 euro. Non so se mi spiego, però è una grip neutra, non ha è piatta, scusate. La modifica più importante è l'angolo orizzontale delle impugnature. I costruttori forniscono le impugnature con un marcato angolo ricreato verso il basso, sul lato del pollice, e con uno spigolo rivolo dall'altro lato. Questo non è quasi mai corretto per la chiusura. È archi tradizionale. L'angolo orizzontale deve partire dal centro e inclinarsi verso il basso dalle due. Dai lati, ovviamente. Ecco come cosa vediamo. Oh, c'è una bella differenza, Cioè, io ho ricevuto l'arco da Smart Rider con questa impugnatura. E quando gli ho chiesto, ma perché hai montato questa impugnatura? Ah, come mi avesse detto, ma dove la Quando questa impugnatura è l'impugnatura di serie del Green Horn Sirius, l'arco più utilizzato al mondo per arco nudo, finché è stato prodotto. Tutti gli arcieri del mondo avevano quest'arco nudo, quest'arco con questa impugnatura. Tutti, svedesi, americani, francesi, tedeschi. Tutti i più grandi record ancora oggi validi sono stati fatti con questa impugnatura. Ma che strano dire il calibro. Cioè, le trovate uguali queste due cose? No. Come puoi dire adesso monto sull'arco nudo questa impugnatura perché va bene? Io alle volte mi chiedo. Comunque la Yamaha li faceva già così, 40 anni fa. Non ho avuto. Ho avuto per le mani più olla, però non mi sembrava con uno stimolo vivo così. No, vivo così no, però era sempre 50. Comunque io vi consiglio questo tipo
ci sono anche grip di ultima generazione che l'hanno fatta sempre con uno spigolo così, però con questo materiale gommoso. Per un po' sono state usate anche con le e io ho detto bene, scusate, bene. Beh, oh. La parte scura dove appoggia la mano è leggermente cedevole. In conclusione, in ogni caso l'arco orizzontale è corretto per il proprio stile, quando rilascia l'arco si muove ben dritto verso il bersaglio. Il punto di pressione della griffa è usato per bene, quando non già non si muove in modo bene, e l'arco non si sposta né verso destra né verso sinistra. Quindi curate molto l'impostazione della griffa, curate, lo vediamo anche per quando faremo la messa a punto. Ovviamente questo è dipendente tantissimo dal livello con cui vuoi fare, c'è chi se ne accorge di più, però la griffa è veramente importante, perché non avendo, voglio ripetermi, non avendo la stabilizzazione, le torsioni provocate sono molto deleterie.